Passo falso della rinascita Lagonegro in gara 1 dei quarti di finale di playoff di Serie A3. Al palazzetto di Villa d'Agri, Sandona di Piave non si fa intimorire e torna a casa con un netto 3-1 inflitto ai biancorossi. Agli uomini di coach Pino Lorizio è mancata la concentrazione, sebbene l'equilibrio abbia caratterizzato tutti e quattro i set. La rinascita però ha quasi sempre dovuto inseguire gli avversari, in un caso come nella prima frazione riuscendo poi ad avere la meglio, in altre occasioni mostrando imprecisioni e disattenzione e con un Vaskelis non al massimo della forma, fino all'epilogo del quarto set vinto da Sandona ai vantaggi. Responsabilità mia, colpa mia, forse non sono riuscito a far comprendere a tutti l'importanza di partire bene in questa partita, di partire con l'approccio giusto, con la stessa cattiveria delle ultime 7-8 partite che abbiamo fatto in campionato. Non tutto è perduto. Sabato prossimo però serve l'impresa al Pala Barbazza di Sandona, dove i biancorossi sono chiamati a vincere per poi giocarsi l'eventuale bella in casa che consentirà l'accesso alla semifinale. Le squadre forti si vedono in questi momenti qua. Anzi, le sconfitte servono sempre per crescere, per cercare di capire che cosa si è sbagliato. E quindi ne parleremo martedì mattina e vedremo un pochettino. Ben diverso il risveglio degli azzurrini dell'Under 18 che si sono qualificati agli europei di categoria. Nell'ultima gara del torneo che si è svolto a Policoro hanno sconfitto Israele per 3-7-0, ma la qualificazione era già maturata sabato con la vittoria netta sulla Grecia.